Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video che, come avrete sicuramente letto dal titolo, nonostante l'inquadratura da vlog possa ingannare, non sarà un vlog ma una afternoon routine autunnale, ormai invernale, perché siamo ufficialmente entrati nell'inverno. Mancano pochi giorni a dicembre quando starete vedendo questo video, ma io lo sto registrando prima perché sono una maniaca dell'organizzazione, quindi passeremo un pomeriggio rilassante insieme, soprattutto perché finalmente per una domenica non ho da studiare. Erano weekend e weekend che continuavo a studiare senza sosta, e invece questo weekend ho deciso di dedicarmi totalmente a me stessa e anche a YouTube, ma principalmente a me stessa, e questo video mi permette di conciliare entrambe le cose perché essenzialmente filmerò il mio pomeriggio, quindi non farò nulla di troppo programmato, ma sarà tutto molto spontaneo. Adesso sono le 4, quindi è ora della merenda, ma il pranzo, come un po' sempre la domenica, è stato molto abbondante e quindi la merenda sarà solamente un bel tè caldo, e non vedo l'ora di farvi vedere il tè che è il mio preferito in assoluto in questo periodo, che è veramente super autunnale, invernale. Eccoci, mi metto qui sulla scrivania a fare merenda perché sul letto rischio di fare dei disastri, e mi sono presa anche un cioccolatino. Non so perché siamo pieni di cioccolatini in casa, come se ci fosse già l'avvento e ogni giorno si dovesse aprire la casellina con il cioccolatino. Fa niente, noi iniziamo un mese in anticipo, si vede che in questa casa amiamo tutti forse eccessivamente Natale. E anche se c'è qui il computer, The Vampire Diaries la guarderò dall'iPad che è lì. Perché sì, ho un iPad vecchissimo, me l'hanno regalato alla comunione, e per la maggior parte delle volte ormai lo tengo spento. Una volta che si scarica la batteria lo lascio lì perché non ha più tanti aggiornamenti, anzi non ne ha affatto, è ancora a iOS.com. No, tipo 9, quindi è usato solo per le serie TV, perché per quanto riguarda l'app Safari, quindi quella con cui ci si connette ad internet, non ci sono limitazioni. Oddio, stavo facendo cadere tutto. Accendiamo anche una candela, perché non può essere un vlog, un video autunnale senza questa, che è quella di IKEA, che vi avevo fatto vedere anche in un altro vlog. Mettiamola qui, che vedete la luce ma non la vedete troppo in primo piano.
Ed è la versione festiva, quindi guardiamo The Vampire Diaries. E per tutti quelli che mi chiedono sempre, ma anche le mie amiche, mi chiedono sempre dove lo guardo, perché a quanto pare è una serie introvabile e io la guardo su Eurostreaming. Non ho altre alternative perché non saprei che altro posto non in streaming offra la visione di questa, che è una delle mie serie TV preferite in assoluto. Ho finito una puntata, nel frattempo si sono fatte le 5 e un quarto e ho deciso di iniziare ad editare qualche video che ho registrato tra ieri e oggi, quindi accendo il computer e edito per un'oretta circa. E dopodiché andiamo a rilassarci ufficialmente con un bel bagno caldo e una spa routine, una pump routine, che fa decisamente bene, soprattutto viste le ultime settimane che sono state super stressanti per me. E ovviamente non editerò così al buio, state tranquilli, ma ecco, e luce fu. Ragazzi, di cosa stiamo parlando? Stavo registrando il timelapse perché sono ora proprio nella fase di editing in pieno e mi sono guardata un attimo perché il telefono era di fronte a me e ho visto i fuochi d'artificio dietro. Ma cioè, tipo stranissimo, sono durati 2 minuti, ma mi sono spaventata un sacco, non capivo che cosa stesse succedendo alle mie spalle, mi sono girata. Sto per andare a farmi un bel bagno caldo, ma mi sono accorta di non avervi fatto vedere l'outfit e quelli casalinghi sono in assoluto tra i miei preferiti. Quindi il maglione è di Subdued di tantissimi anni fa e trovo che, fatemi sapere se anche voi la pensate così, i capi di Subdued vecchi abbiano una maggiore qualità rispetto a quelli che ci sono adesso, oltre al fatto che i prezzi si sono alzati tantissimo, ma questo è di un sacco di anni fa, come vi dicevo, ed è perfetto praticamente e è stato uno dei miei maglioni preferiti per tantissimo tempo, per cui l'ho messo veramente tanto, eppure è così, è comodissimo, morbidissimo e anche bello, bello largo, bello morbido. E poi sotto ho questi pantaloni della tuta di Zara e infine il pezzo forte sono le calze, che sono nuove, sono di Calzedonia, perché ormai con la mentalità del lockdown ho chiesto a mia madre, prima di essere chiusi in casa appunto, di comprarmi delle calze antiscivolo con scritto But First Coffee e queste toppe brillantinate, bellissime. Bene, con questo super outfit direi che posso andare al piano di sotto e mettere un po' di acqua calda nella vasca. Spero di avere anche una bath bomb di Lush, però non credo. Mi sa che le ho finite tutte e con questa storia non ho più avuto il tempo e la possibilità di andarla a riprendere. Al massimo riempirò di sapone completamente tutto, così si formeranno le montagne. Sono tornata in cucina perché voglio farmi uno scrub fatto in casa. E lo realizzo semplicemente con il sale grosso e l'olio che è in questo contenitore qui. Quindi ora lo faccio e poi vado a riempire la vasca e ho controllato e ho trovato anche delle bath bomb, per cui veramente perfetto. Questa dovrebbe essere la consistenza e so che sembra poco, ma tutte le volte ne avanza sempre tantissimo,
e in realtà basta per sia gambe che braccia. Poi ho trovato questa bath bomb a corno di unicorno e questo è il mio sapone per la faccia. E in più adesso vado a cercare delle candeline da mettere qui dentro per rendere ancora più carina l'atmosfera. Eccomi qui tornata in camera, mi sono messa già il pigiama, questo è di Primark, con sopra gli stemmi di Grifondoro, io proprio fan di Harry Potter, lo adoro, anche se non amo i pigiami lunghi perché mi danno fastidissimo, questo è tipo uno dei pochi che ho. Le calze sono sempre le stesse. E sopra la maglietta è abbinata, anche se non si vede, c'è scritto Potter e qua sotto cercatore, seeker. Poi ho questa coperta perché la maglietta è a maniche corte e sinceramente non capisco perché facciano i pigiami con il pantalone lungo e la manica corta, che in estate sono troppo caldi ma in inverno sono troppo freddi, e quindi me ne starò con la mia copertina, probabilmente scenderò a guardare un film con mia mamma e non ho cenato perché ho veramente fatto un pranzo abbondante, proprio veramente 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 tanto, e ve l'avevo già detto prima però ribadisco perché sennò sembra che non mangio, ma non è assolutamente vero, anzi solamente la domenica quando, o comunque quando faccio un pasto importante a mezzogiorno, poi non ho fame la sera. Io vi saluto e spero tanto che questo video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando lasciate un pollicino in su, commentate qui sotto che cosa fate voi tipicamente in un vostro pomeriggio del weekend in particolare, o se volete raccontarmi un altro pomeriggio durante la settimana, ma penso che praticamente tutti voi lo passiate a studiare, se no sono l'unica sfigata che potrebbe anche essere. Iscrivetevi a questo canale se non l'avete ancora fatto, andatemi a seguire su tutti i miei social, in particolare su Instagram, che come al solito trovate qui sotto nell'info box. Io vi mando un grosso grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. What if I am crazy, crazy, crazy.